Buonasera, sono Alessandro Marconi, Pips Fishing, e volevo fare una breve analisi dei grafici daily, anche se sono le più o meno le 18, sono le 18:20 del 10 novembre, perché ci sono delle situazioni abbastanza interessanti, anche se la giornata non è finita, ma a regola dovremmo essere verso la seconda parte della giornata, per cui insomma l'Europa è già chiusa. Vediamo un pochino. Dunque, il grafico è sempre quello che uso per i grafici per l'analisi daily, quello con la doppia banda e la forza delle candele. E in basso l'RSI. In più andiamo sul grafico a schermo intero. In più ci sono le linee messe a mano dei punti di massimo relativo e di minimo relativo che servono insieme all'indicazione che ci dà l'RSI come punti di swing. Oh, partiamo subito senza perdere tempo. Euro-dollaro. Allora, euro-dollaro che c'è da dire? C'è da dire che eravamo in questo canale rialzista, abbiamo fatto questa rottura, il cambio ha fatto questa rottura, facendo con molta precisione questo bel doppio minimo, dove anzi c'è già la linea, ce l'avevo già messa. Questa bella, bella, il supporto a 1,16,07 circa, 1,16, via. E poi è rientrato ora nel canale e appunto è interessante perché lui è diciamo guidato da questa trend line obliqua bassa che fa da supporto. Ora bisogna vedere anche stasera, ma più che altro domani, perché stasera penso, vedete, ha fatto una goji perché ha cercato di ricominciare a scendere, ma ha sentito la trend line dove i venditori non sono stati più tanto convinti nel vendere, appunto, e nel far scendere ancora il prezzo. Quindi qui si combatterà un pochino una battaglia fra i tori e gli orsi. È interessante vedere poi se vincono gli orsi, ovvero l'euro-dollaro si rincanala in questo canale, appunto in questa trend line, e quindi ricomincia a salire, oppure se la buca, al che potrebbe fare una veloce discesa verso l'area più o meno di 1,16, dove è atterrato l'ultima volta. Indicativamente, qui vediamo gli indicatori che ho messo a disposizione di questa analisi. La forza delle candele è blu, quindi ancora positiva, però è in chiara discesa. Quindi le ultime tre candele sono con forza rialzista discendente. E l'RSI è piazzato bene perché è appena uscito fuori dalla banda, chiaramente la candela di ieri l'ha fatto girare verso il basso e è in una buona posizione perché quando l'RSI riparte da un estremo come questo caso qua, vedete? Oppure questo caso qua, tanto solamente per farvi vedere gli ultimi posizionamenti di questo indicatore, oppure bello anche questa ripartenza, guardate qua, è dato l'inizio al canale questo movimento. Quindi per cui gli indicatori sono posizionati verso il ribasso, tutti e tre in pratica, l'RSI, la forza delle candele e il fatto che siamo vicini siamo dentro un canale. Per cui attenzione perché se
c'è una chiusura giornaliera, a questo punto presumo domani, ormai non più oggi, ma sotto la trend line potrebbe continuare il movimento a ribasso. E qui ci siamo chiariti abbastanza le idee. Andiamo avanti su EURGBP. EURGBP con il rafforzamento della sterlina, mentre qui era totalmente congestionato, vedete qua, sì, è in discesa, però le candele sono orribili, oserei dire, però in ogni caso il movimento di discesa c'è. E ora, oggi ha fatto un segnale abbastanza netto, anche se l'ombra è quasi la metà della candela, però indubbiamente questo è un segnale ribassista, nessuno lo nega. Come area di resistenza io avevo già segnato 0,90 e 12, più o meno quest'area qua, si potrebbe anche un pochino aggiornare, mettere al limite un'altra linea qua, ma cambia di poco. Qui siamo a 0,90 e 30 in pratica, quindi c'è poca differenza. Qui siamo orientati a ribasso, anche se è un po' pericoloso perché l'euro e la sterlina, tutte e due contro il dollaro, possono fare movimenti un po' strani o mettersi in laterale discendente, tipo questa fase ultima, senza fare movimenti con candele abbastanza aggregabili con tranquillità, e dove si può mettere degli stop abbastanza stretti. Infatti io ci lascio ancora i due punti interrogativi, perché non mi sento di toglierli. Andiamo su euro yen. Lo yen si è indebolito molto, e considerato che l'euro si era rafforzato, ieri c'è stata questa bella candela rialzista netta, molto netta. Oggi sta facendo in pratica una doji anche qua, e non è l'unico strumento che oggi finirà con una candela giornaliera doji, ce n'è diversi. Come livello dove siamo è interessante, perché siamo a cavallo di questa area di scambio di ruolo. Qui era un supporto, qui era una quasi resistenza, perché la resistenza di questo movimento per essere pignoli è qui, ecco, dove praticamente ha fatto il doppio massimo ieri. Però in ogni caso anche questo è un cross che non, diciamo, questo movimento lo sta facendo al rialzo, però attenzione, guardate dov'è finito l'RSI da partire dalla parte inferiore della banda interna. È arrivato alla banda sempre interna ma superiore, quindi ha fatto un'escursione. Misuriamola, tanto per essere più precisi. Insomma, si è fatto un bel po' di strada, via, detto proprio in maniera molto semplice. Si è fatto 350 punti, insomma, 350 pips. Non è poco, eh? Non è poco, per cui mi immagino che possa fare naturalmente un rientro dell'RSI almeno di poco nella banda, ecco. Quindi un rimbalzino al rialzo. Qui correggiamo la freccia, facciamo tutto in diretta. Ah, allora questo si rimette qua, scusate, ma devo prendere, oh, la freccia mi è riuscito a prenderla, mettiamo una qua, e una, eccola qua. Ok, questa è l'area di, come le chiamo io, di scambio di ruolo. In questa area non si sanno bene non stare fermi, però poi sopra si sale, sotto si scende.
E ora siamo proprio a cavallo, quindi stare fermi con attenzione a una chiusura magari domani, probabilmente al ribasso, che potrebbe fare un movimento un pochino più sfruttabile al ribasso. Andiamo su Euro AUD c'è, allora, questa a 4 ore, mettiamolo. L'avevo messo a 4 ore per vedere una cosa, poi ve la dico. Intanto mettiamolo come gli altri con il daily. Qui c'era questa falsa rottura perché pensavo che potesse iniziare un movimento vero al rialzo, invece se l'è rimangiato totalmente il prezzo. Rimettiamolo a 2,40, ovvero sia a 4 ore. Lo riallargo, ora ci si capisce. E niente, siamo tornati quasi nella parte inferiore del movimento precedente, lunghissimo, che è partito, mi sembra, da luglio. L'altro giorno abbiamo verificato. E qui siamo nella fascia esterna del canale, quindi per ora dobbiamo vederla solo a ribasso. Un possibile livello di fermata, io ci vedo quest'area qua, che è anche abbastanza vicina. A uno, vediamo un pochino, 1,6135, 1,6130. Qui operazione a limite daily, cioè intraday, perché sul daily bisognerebbe mettere lo stop più o meno, secondo me, per essere un po' più tranquilli in quest'area qua, però vedete che qua c'è il supporto che dovrebbe fare da resistenza, però il rapporto rischio-rendimento è uno di perdita e mezzo di guadagno, quindi a livello di operazioni daily ormai il treno l'abbiamo perso perché è cominciato da qua, anzi da qua. Per cui operazione intraday, privilegiando la direzione short. Eurocard c'era una bella configurazione, vedete qua l'area di scambio di ruolo rispettata alla perfezione. Qui questo è abbastanza recente, è di ottobre, di metà ottobre, praticamente quasi un mese fa, dove il grafico puntualmente ha sentito questo supporto, è ripartito e ora è ritornato più o meno lì, un pochino più sotto, però qui possiamo mettere, dov'è la freccia, inserisci frecce, eccola qua, in basso, ci possiamo mettere una freccina perché la candela di oggi, anche questa, vedete, una doji, oggi la parte euro e la parte no, la sterlina no perché è forte, ma la parte euro sono quasi tutte candele doji. Aspettare la chiusura di domani sera, non tanto quella di oggi, perché oggi può tranquillamente rientrare dentro al canale. La chiusura di domani sera, se facesse una netta chiusura sotto o sopra, allora decidiamo se in che direzione andare. Passiamo alla sterlina che si è rafforzata, ha preso una bella spinta, ha preso una bella spinta rialzista, e qui tutti gli indicatori sono positivi. Qui l'RSI vedete che è un pochino fuori dalle bande, però le bande qua si sono screttite, quindi non mi spaventa che sia fuori. L'RSI è un pochino più pericoloso continuare ad andare, per esempio, long in una fase come questa, quando le bande si sono già allargate, sono già tirate, il prezzo è già tirato, e quindi qui ci si aspetta un ritorno verso l'interno contrario. Ma qui l'RSI è più o meno orizzontale, quindi può tranquillamente continuare a salire.
Qui come obiettivo vedete, lo disegna lo strumento, l'ultimo più o meno, vediamo quanto mi dà, 1,34,80 circa. Non ci sono spie che possono dire che questo trend si interrompe per ora, tutto azzurro, quindi. Andiamo su sterlina yen debole, sterlina forte, forse la più forte del paniere delle valute, per cui anche qua si sale e basta. Vedete qua, siccome non si vedono tanto spesso due candele così nette, in questo caso blu, cioè rialziste, chiaramente l'RSI va totalmente fuori, lo stesso anche la lunghezza delle barre di forza. Che dire, qui siamo rialzisti, c'è poco da fare, mettiamo al limite anche la freccia qua perché potremmo ritornare su questo supporto, però per ora non si può dire quando. Attualmente siamo a rialzo e il target più o meno potrebbe essere 1,42, no, scusate, oi, oi. 142,71, c'è cioè, le scritte che non ci leggo bene, 142,70 circa. Andiamo su sterlina franco-svizzero, anche il franco-svizzero si è indebolito molto in questi giorni e infatti questo il movimento di ieri e di oggi della sterlina più o meno è di rafforzamento netto un po' contro tutti gli altri cambi, a parte no, anche l'euro perché se vediamo euro GBP, però ha fatto una candela un po' meno netta rispetto che a ad esempio sterlina franco-svizzero, quindi anche il franco-svizzero ha ceduto. Qui siamo usciti da questa congestione. Allunghiamo un pochino il rettangolo perché siamo usciti. E anche qua, a livello di possibile ritracciamento, attenzione perché intanto oggi c'è quest'ombra che sta facendo che comincia a essere abbastanza lunghina. Ecco. Non è una candela che spinge fino alla fine come quella precedente, per capirsi. Per cui non vorrei che, siccome siamo qua in un'area che ora traccio con una linea, un'area di ex resistenza piuttosto marcata, non vorrei che facesse un rimbalzino domani. Vediamo un pochino di attenzione. Attualmente comunque la forza è solo rialzista. Però prudenza perché c'è questo scoglio che potrebbe frenare la salita ulteriore. Andiamo sull'ultimo con la sterlina, sterlina CAD era, ecco qui avevo detto in un'analisi precedente di qualche giorno fa che in questa zona comandava questa candela qua, questa candela rialzista. È una moribozu, cioè una candela quasi senza ombra, questa è solo rialzista in pratica, e avrebbe comandato le candele successive, ovvero tenuto dentro il movimento finché non si usciva da quest'area, dei minimi e dei massimi di questa candela. Come vedete, ho avuto ragione perché per ora siamo sempre qua. E il movimento è piuttosto erratico, c'è stato un timido tentativo di rottura dell'area superiore, ma subito rimangiato il giorno successivo, e ora stiamo giocherellando qua dentro in questa area giochi per il prezzo. E finché non ribadisco, finché non usciamo di netto con una chiusura giornaliera fuori dalla parte superiore, dalla parte inferiore di questa linea, ma io direi questa l'avevo fatta prima che venisse fuori quella candela. Io direi di mettere questa linea che è il
la chiusura della candela qua famosa, della candela madre di tutto questo movimento. Finché non usciamo fuori e con una chiusura sopra, è bene lasciare perdere. Al limite provare a fare il giochino del ping pong, ovvero sia quando ritorna sui massimi, provare con un piccolo stop a prenderlo contraria per vedere se ancora una volta ritorna dentro l'area e magari va più o meno almeno a metà come ha fatto in questa occasione. Almeno si torna almeno qua. Vedete, qui più o meno siamo a metà di questa candela. Se arriva sui massimi, chi se la sente può provare a continuare a giocare a ping pong in quest'area qua, per capirsi. E non c'è una direzione preferibile per ora perché gli indicatori erano tutti rossi, solo la candela di oggi è stata positiva. Adesso siamo verso la parte superiore del movimento, però nulla toglie che si rimbalzi e si torni giù. Ricordiamoci quest'area qua che è una forte area di ex resistenza che non è ancora superata. Ok, andiamo su SDJPY. Allora, qua per chi dice che anche l'analisi tecnica non funziona, funziona, basta saperla fare e vedere le cose giuste. Qui già un po' di giorni fa avevo supposto, che non è una parolaccia, che qui ci fosse il fine ciclo, perché oltretutto era lungo uguale agli altri. Minimo salita, minimo, minimo salita, minimo. Questo non è, come ho già detto sull'altro video, non è il template dedicato ai cicli, ne ho un altro. Però un caso così dove i cicli si vedono così bene è un peccato non segnarli. Quindi avevo previsto ipoteticamente che potesse anche questo ciclo ultimo in corso finire dove finivano i precedenti, visto che erano abbastanza precisi. E direi che il prezzo mi ha dato ragione perché al 36esimo giorno è finito, chiaramente la candela di ieri sarà un caso, certo, però non si può dire che non mi ha fatto il minimo di questo movimento, perché qui ormai è partito a rialzo come se non ci fosse un domani. Quindi il discorso è che se vogliamo leggere un attimo in ambito ciclico, è che quando fa una sparata come questa, dove ha fatto in volatilità un movimento che all'inizio degli altri cicli ha fatto in più giorni, c'è il rischio che sia già quasi arrivato ai massimi. Quindi potrebbe anche rompere un po' questa trend line ribassista, però rimanere un po' qua, per poi iniziare di nuovo a scendere o almeno andare appoggiarsi su questo supporto a 104,80, a 104,40. Qui ci vedrei volentieri un piccolo ritracciamento, magari con candele un po' in range laterale, che però non scende sotto 104,40, potrebbe allora poi ripartire verso dei massimi sopra alla candela di ieri. Quindi qui potrebbe essere anche finito addirittura questa fase short che dura già da un bel po' di settimane, per non dire mesi, perché qui siamo a giugno era già cominciato. Andiamo su USD CAD. USD CAD, qui c'è il famoso teste spalle che avevo disegnato ormai quasi un mesetto fa, più o meno. Non aveva fatto la fine
del movimento della spalla destra. Qui è risalito un po', ora in questo caso, parliamoci chiaro, non è l'ultimo movimento in testa a spalle, perché altrimenti vediamo testa a spalle da tutte le parti. Però in ogni caso ha fatto una risalita sopra questo livello di 1,36 e 25, 1,32 e 62, più o meno, però è ritornato nell'area di movimento normale. Ora siamo in discesa, però ha fatto ben 1, 2, questa non la conto, 3, 4, almeno 4 candele ribassiste piuttosto forti, quindi l'indicatore è totalmente ribassista, per cui potrebbe magari arrivare a questo minimo qua, mettiamocelo. 1,29 e 30, 1,29 e 30, non ci manca molto, 29 e 30, e qui fare un pochino o un rimbalzo, nulla ci vieta che faccia un comportamento analogo a questo punto, cioè un rimbalzo e poi riparta, oppure che ci giocherelli un pochino. E quindi come movimento qua siamo ancora ribassisti, però il movimento potrebbe essere quasi esaurito. Andiamo su USDCHF, che è, lo ricordo, il contrario più o meno di euro-dollaro, per cui abbiamo qua la trend line, il canale in questo caso ribassista, mentre su euro-dollaro era rialzista. Su euro-dollaro c'è stata una brusca salita, ve lo rifaccio vedere, una brusca salita, qui c'è stata una brusca discesa, eccola qua. Nella giornata di ieri c'è stato un recupero del dollaro, che però non mi rappresenta molto, ovvero è ancora dentro questo canale, è ancora inferiore a quest'area di resistenza forte a 0,9180, per cui staremo a vedere. Qui gli indicatori non ci aiutano, perché qui la forza è poca, e lo stesso l'RSI è con il canale quasi orizzontale, per cui non ci sono indicazioni da poter sfruttare, cioè siamo in una fase di rimbalzo, però non siamo né in una fase long, che non è cominciata, né in una fase short, che con questa candela netta potrebbe essere terminata. Audi USD, piano di corsa, sì. Finiamo alla svelta. Audi USD, aggiorniamo le frecce. Siamo, ecco qua, in una situazione un pochino più interessante. Siamo usciti da questo box, che ora disegno. Eccolo qua, più o meno. E quindi, questa pin bar non è bella, perché significa che chi ha acquistato qua ha trovato altrettanto venditori che hanno respinto il prezzo al punto di partenza. È una pin bar, però la giornata di oggi è insignificante. Anche qua vediamo domani sera come chiude la giornata. Siamo sopra questa resistenza. Potrebbe fare da supporto, però bisogna aspettare con pazienza. NZKD USD penso sia simile a Audi USD, infatti qui c'è una salita un pochino più convinta
del neozelandese. Sono una salita più convinta e siamo anche sopra a questo importante ex massimo a 0,67,88. Qua solo forza rialzista. L'RSI è un pochino fuori delle bande, però ci siamo arrivati non con candele esageratamente lunghe, specialmente le ultime tre, per cui qua potrebbe magari fare domani una candela di test di quest'area qua di ex resistenza per poi proseguire. Stringiamo un pochino il grafico per vedere se ha spazio sopra. Beh, direi di sì, direi che si può già preventivamente mettere quest'area di prossimo arrivo del prezzo se rompe. Non è molto lontano, non è molto lontano. Dai, ce la può fare, ce la può fare. Andiamo sugli ultimi due, cioè sul petrolio WTI, petrolio WTI e gold. E petrolio WTI mi ha sorpreso perché sinceramente pensavo anche che con le elezioni di Biden che è a favore delle energie alternative il petrolio andasse giù o almeno non si rafforzasse così. Invece l'annuncio del possibile vaccino ha fatto sì che anche se la pandemia non è per niente finita, anzi in Italia sapete che si sta chiudendo di nuovo tutto, un pezzo alla volta, ma purtroppo mi sa che finisce così. E invece il petrolio ha ripreso con la prospettiva di un vaccino a breve. E niente, che dire, gli investitori ragionano così. Sell on, buy on rumors, sell on news, no? Si dice. Per cui, vabbè, noi seguiamo quello che fa il grafico, buoni buoni. L'unica cosa è che il petrolio ora è già su un punto di swing precedente, siamo qua su questi massimi a 41,50, per cui è un po', secondo me, rischioso entrare ora al rialzo o si mette un ordine pendente qua sopra verso i 41,80 di modo che si supera un pochino questo livello critico oppure si aspetta di vedere una reazione di rimbalzo e cercare di sfruttarlo come appunto rimbalzo sulla resistenza verso lo short. È un po' più rischioso. È un po' più rischioso, oppure si aspetta che scenda un po' e magari se torna intorno all'area dei 39 qualcosa, se fa un cenno di ripartenza, si prende a quel punto mettendo lo stop loss piccolo qua sotto e si cerca di cavalcare il nuovo rialzo. Però attualmente, secondo me, bene ragionarci un attimo prima di entrare alla bersagliera se non abbiamo già operazioni in corso. Finiamo con l'oro. L'oro, vedete ieri che cosa ha fatto. Tutti a vendere oro, ha venduto l'oro anche il gatto. E siamo tornati però nell'area del minimo, dell'ultimo swing, per cui ha una logica questo movimento e oggi abbiamo recuperato, ha recuperato un pochino, era inevitabile dopo una giornata così, però anche qua il movimento è totalmente orizzontale, lo vedete da voi, per cui c'è questo livello spartiacque che ho segnato a 1914 circa che potrebbe ugualmente frenare il recupero, oltretutto è circa a metà della lunga candela di ieri, quindi ha anche un senso logico che il prezzo si fermi qua, però vediamo un attimo se questo era una reazione emozionale
rispetto al possibile vaccino di ieri che ha rafforzato violentemente il dollaro, oppure se c'è dell'altra sostanza che potrebbe far continuare a scendere l'oro a favore del dollaro. Ok, io per ora non ho da dire altro, ho parlato per 35 minuti, vi auguro buona sera, buon trading e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao da Alessandro.